Allora Cinzia, qui dove siamo? Allora, qui siamo presso Cantine Romagnoli a Villò, una frazione di Golzone, dove un gruppo dei nostri ragazzi della cooperativa Perinelli vengono qui a lavorare su commissione dell'azienda stessa per un lavoro di confezionamento delle bottiglie. Questo lavoro è un lavoro molto di precisione perché prevede l'applicazione di uno spago sul collo della bottiglia e l'etichettatura sempre intorno a questo collo della bottiglia, ed è un lavoro talmente preciso che ha rispecchiato appieno le caratteristiche dei nostri ragazzi. Quindi qui vengono impiegati circa tra i 4 e i 5 ragazzi a mattina, secondo delle esigenze dell'azienda. E quindi dove si colloca l'ufficio in particolare? Esatto, loro lavorano all'interno di un magazzino dove riescono a essere comunque autonomi nel recuperare le bottiglie, nel fare lo stoccaggio, nel preparare gli ordini su richiesta dell'azienda, e quindi adesso vi porto a vedere dove questi ragazzi lavorano e come viene fatto il lavoro proprio sul campo. Ok, grazie. Questa qua è una bottiglia che ci arriva dall'azienda con il tappo di sughero con in mezzo una scanalatura, su cui noi ci andiamo a mettere questo spago per concludere la bottiglia definitivamente. Lo spago va inserito con questo movimento nella scanalatura, vanno tirate le due estremità dello spago bene, di modo che lo spago stia sotto al limite tra il collo della bottiglia e la parte superiore. Si fa un doppio giro sempre nella scanalatura, il doppio giro di spago, e poi si annoda in questo modo, due giri, e si tira il più possibile che rimanga bene aderente lo spago al tappo. E alla fine si dà un altro giro semplicissimo che si chiama giro di sicurezza, perché così non scappa più lo spago, e si taglia quando la bottiglia comincia ad allargarsi alla fine del collo, si taglia lo spago. Ecco, questo qua è la bottiglia finita, diciamo, in questo modo. E poi dopo questo procedimento la bottiglia viene passata all'etichettatura al mio collega Abdel. Quelli lo fanno già in confezionamento, diciamo in fabbrica, che passano le bottiglie, le riempiono, mettono il tappo e ne mettono dentro un bins. Allora arriva uno col muletto, le prende tutti, le porta qua, e poi vengono messi qui sul tavolo, noi li mettiamo lo spago, passa Andrea con lo spago, anche può mettere le etichette, che io posso mettere anche io le etichette. Quindi adesso tu stai finendo il confezionamento mettendo l'etichetta? Le etichette vanno finite così, viene perfetta così, adesso è proprio finita. Metto un'altra etichetta per vedere che la fine viene qui. Che bella? È vero. In questo modo, due giri, poi si tira bene, e poi un terzo giro e la bottiglia è spagata. Perfetto. Questa collaborazione di lavoro che abbiamo con le cantine romagnole è cominciata nel 2013, e poi nel corso degli anni è sempre cresciuto il lavoro, e adesso abbiamo praticamente quasi tutti i giorni, ma 8 giorni su 5 il lavoro fisso anche qui alle cantine romagnole, per tutto il lavoro della spagatura, etichettatura e confezionamento delle bottiglie di vino. Beh, mi sembra comunque un lavoro anche di precisione, di attenzione. Sì, è un lavoro di precisione, è un lavoro che richiede manualità, diciamo, manualità, no? Sì, manualità, e quindi anche
precisione. Uh-huh. E tu lavori da molto tempo? Ma io lavoro dal 2013. Ah, quindi dall'inizio? Sì, 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 dall'inizio, sì. Bene. Prima erano l'altra settimana, adesso è diventato 5 giorni su 5. Ah! Addirittura a volte ogni mese intero, dipende un attimo poi dalla mole di lavoro che c'è, eccetera, insomma. Ma tu lavori anche in campagna alla vigna? Sì, 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 io sono dipendente dell'azienda agricola Perinelli, sono operaio, lavoro nei vigneti come operaio. E poi abbiamo anche questo appalto di lavoro con appunto Romagnoli, che è questo, e poi in base alle esigenze di lavoro, un po' in vigna, un po' qui agli spaghi, si lavora, insomma. Bene, quindi forse poi ci vediamo in vigna o oggi non ti sposti? No, oggi sto qui. Va bene, allora ci vediamo la prossima volta. Grazie. Buon lavoro. Grazie.